Bello viaggiare, ma è ancora più bello girare la nostra Puglia, essendo orgogliosi di essere pugliesi. E questa sera mi trovo a Presicce, in provincia di Lecce, proprio vicino al Tacco, Santa Maria di Leuca. Una serata fantastica, una cittadina di neanche 10.000 abitanti, con la fusione con un comune limitrofo, una serata di festa in cui si stanno valorizzando gli antichi palazzi nobiliari con appunto annessi concerti di musica e musiche anche classiche e musiche anche diciamo locali. Vedete una realtà meravigliosa, sono nella piazza principale, una mostra anche di auto d'epoca, vedete il turismo come pullula, come esplode, e parliamo di turisti provenienti non solo dalla Puglia ma da altre parti d'Italia e anche dall'estero. Da un lato, da parte mia, la gioia, perché sono orgoglioso di essere pugliese. Dall'altro lato però la tristezza, l'amarezza, l'orgoglio di essere tarantino. Ma è triste pensare ad una realtà bellissima come Taranto. Taranto, vedete, è una città bella e maledetta. Bella per come appunto è stata dotata da madre natura, maledetta per come è stata amministrata dalle amministrazioni che si sono succedute, in particolar modo ha avuto la maledizione di essere guidata dall'amministrazione Meloni. Una città ricolma di rifiuti in cui davvero si rischiano infezioni, e noi la paragoniamo, la spostiamo l'attenzione e il pensiero ad una realtà così ridente. Pensate, Presicce ha ricevuto vari riconoscimenti. Intanto è stato oggetto di uno spot della Ferrero. Inoltre il governo danese addirittura ha puntato gli occhi realizzando spot su Presicce. Ha partecipato alla trasmissione nazionale Borgo dei Borghi. Insomma, voglio dire, una realtà bellissima. Allora io dico, porca miseria, ma perché Taranto deve diventare la città dei rifiuti, non solo dell'inquinamento dell'Ira, ma la città dei rifiuti, deve diventare una città del terzo mondo? E altre realtà immensamente più piccole veramente assurgono a livello nazionale. Ecco, questa è la mia riflessione, ma vi dico, il mio progetto è quello di continuare, ora da consigliere comunale, domani voglio impegnarmi per una nuova amministrazione. Un'amministrazione civica trasversale a tutto e a tutti coloro i quali hanno distrutto Taranto, prendendo spunto da questi esempi, da queste cittadine ridenti. Forse Melucci e compagni farebbero bene a farsi un paio d'anni di apprendistato dal sindaco di Presicce, dagli assessori, imparerebbero a fare turismo, a fare marketing territoriale. Imparerebbero a valorizzare la storia, imparerebbero a valorizzare la musica, la cultura, le arti, come si sta facendo qui questa sera. Ebbene, scusate lo sfogo, un cuore tarantino ferito, come tanti altri cuori tarantini, straziati e oltraggiati da questa amministrazione di incapaci.